In questo esercizio abbiamo due oggetti, potrebbero essere due carrelli schematizzati come punti materiali, uno di massa m, l'altro di massa tripla, 3m. Il primo si muove a velocità 2v, il secondo a velocità v. Sono valori non numerici che rappresentano in generale il caso di una massa che ne colpisce un'altra di più grande, tripla, di massa tripla. La prima massa viaggia al doppio di velocità della seconda e bisogna vedere che cosa succede nel caso di urto perfettamente anelastico, cioè quando i due carrelli rimangono attaccati formando un unico oggetto di massa 4m. L'incognita è la velocità con cui si muovono questi due carrelli insieme dopo l'urto. Si conserva come sempre la quantità di moto. All'inizio la quantità di moto è la somma delle due quantità di moto, quindi massa per velocità, m per 2v, più massa per velocità, quindi 3m per v, tutte e due velocità positive. Se una delle due velocità fosse rivolta verso sinistra, avremmo dovuto mettere un segno meno. E dopo l'urto la quantità di moto totale è 4m per l'incognita v'. È un'equazione facilissima, di primo grado, in un'incognita sola. Si ricava v' con la formula inversa dopo aver semplificato le masse m. E il risultato è 5 quarti V, cioè 1,25 V, che significa che i due carrelli insieme viaggiano dopo l'urto a una velocità che è un po' che è intermedia tra le due, un po' maggiore di questa velocità della massa più grande. Verifichiamo anche che l'energia cinetica del sistema non si è conservata. Già lo sappiamo che negli urti perfettamente anelastici, quando gli oggetti rimangono attaccati insieme, l'energia cinetica non si conserva mai. Ora lo verifichiamo. L'energia cinetica totale del sistema all'inizio è la somma delle due energie cinetiche, quindi un mezzo la massa del primo carrello per la sua velocità al quadrato, più un mezzo la massa del secondo carrello per la sua velocità al quadrato. Dopo l'urto invece... Ah no, dopo l'urto è qua sotto il calcolo, un mezzo per 4m, la massa del sistema intero, per la nuova velocità al quadrato. Quindi energia cinetica totale prima, energia cinetica totale dopo. Continuiamo a fare il calcolo prima, basta svolgere queste operazioni, quindi un mezzo m per 4v alla seconda fa questo valore e quest'altra energia cinetica fa 3 mezzi mv alla seconda. In totale sono 11 mezzi mv alla seconda, cioè 5,5 mv alla seconda. Dopo l'urto, invece, svolgendo algebricamente questi calcoli, otteniamo, sostituendo v' con 5 quarti v e elevando al quadrato, otteniamo 25 sedicesimi v alla seconda. Svolgendo i calcoli abbiamo 25 ottavi mv alla seconda. Per confrontare questi due valori utilizziamo i numeri decimali, quindi 5,5 mv alla seconda prima, 3,125 mv alla seconda dopo. Quindi vuol dire che l'energia cinetica totale dopo è minore di prima. E la differenza è praticamente il calore che si è sviluppato nell'urto, la differenza fra queste due energie cinetiche.